Ciao a tutti dal vostro Eliza Cizze Steels e benvenuti a WrestleMania, anche se con un mese di anticipo visto quest'anno, ma va bene così e siamo pronti per questo match per il titolo del Trash. Non date retta alla scritta che c'era sopra, probabilmente la censurerò. Ed entra il campione uscito vincitore dalla scorsa Elimination Match, dalla scorsa Elimination Chamber Match, ovvero Fantasio. Il grande Fantasio che ha il potere di sparire, ma adesso sembra determinato e arriva il suo sfidante vincitore della Royal Rumble. È pronto, è carico. Ecco a voi Papa Shango. Gli ho messo l'entrata del Boogeyman perché il Boogeyman è una versione più schifosa di Papa Shango. E ecco il mitico Papa Shango che fa il suo ingresso. Vuole quella cintura. Vuole quella cintura. E mi è stato chiesto riguardo a Shockmaster, visto il suo incredibile debutto nel mondo reale, ma non temete che comparirà presto su questi teleschermi. Papa Shango entra lentamente con il suo bastone fumante. Che il futuro Hall of Famer, perché di recente c'è stata la notizia che sarebbe entrato nella Hall of Fame della WWE, e questo può far solo piacere a molti. Io non ho avuto la gioia di vedere un match di Godfather o comunque di vivere le emozioni che hanno vissuto in molti con The Godfather. E Papa Shango entra nel ring, è carico, vuole la cintura, la vuole con ogni fibra del suo essere. Tra poco questi due giganti del trash si affronteranno e solo uno potrà vincere il titolo. La schermata ci mostra il titolo che ho scelto come titolo del trash, perché in questo gioco non puoi creare titoli da zero. E siamo pronti. I due si studiano, non è ancora suonata la campana. Il match ha inizio nonostante il lag. E calcio di Fantasio. Pugno da parte di Fantasio e Papa Shango blocca Fantasio. Neck breaker. I due sono determinati. Testata da parte di Fantasio, testata strana. E cosa vuole fare Fantasio? Irish whip di Fantasio. Bellissimo arm drag. E clothesline di Fantasio. Elbow drop. Attenzione che Fantasio è in vantaggio.
Papa Shango però resiste. Facciata a terra. Elbow drop di Papa Shango su Fantasio. Azione concitata. Del resto siamo a WrestleMania. Il neck breaker di Papa Shango e poi l'elbow drop di Papa Shango. Una serie di pugni. Papa Shango ora ha il controllo del match. Redlock. Cosa? Fantasio ha... Fantastico match, i due ce la mettono tutta, ribaltano mosse, ma in questo momento Papa Shango è di nuovo in vantaggio. E pugno di Fantasio, calcio a vuoto di Fantasio come al solito ovviamente. E cosa fa Papa Shango? Cosa vuole fare Papa Shango? Mossa di sottomissione, gomitata sulla spalla. Calcio a vuoto di Fantasio. No, sì, buonanotte di Papa Shango. Calcio all'addome di Fantasio. E European Uppercut. E una mossa che non so bene come descrivere di Fantasio. E Papa Shango ribalta la situazione. Pugno da parte di Papa Shango. Headlock di Papa Shango. Gomitata bionica alla Dusty Rhodes da parte di Papa Shango. Ma un pugno da parte di Fantasio rimette la situazione a suo vantaggio. E European Uppercut. Pugni da parte di Fantasio che ha il controllo del match in questo momento. Attenzione. Atomic Drop. E Fantasio alle spalle di Papa Shango. Papa Shango evita il pugno. Papa Shango ribalta la situazione. Forse potrebbe vincere lui questo match. Attenzione. Non si sa bene chi stia vincendo in questo momento. Irish Whip di Papa Shango. Arm drag di Papa Shango. Papa Shango fa il segno come per dire che vincerà lui questa cintura. La vincerò io. Una serie di gomitate sul povero Fantasio. Dovrà tirare fuori un incantesimo dei suoi se vuole salvarsi il nostro Fantasio. E pugno da parte di Papa Shango. E colpo alla gola di Papa Shango di Fantasio. Buonanotte. I due maghi che si mettono alla prova. Fantasio non riesce a prenderlo. E Papa Shango con un bel pugno. E adesso una presa di sottomissione. E un pugno alla spalla. Un colpo alla spalla. Questo è un incontro molto brawling. Molto... è più una rissa che un incontro. Irish Whip all'angolo. Dropkick! Bellissimo dropkick di Fantasio. E adesso è lui a fare segno che terrà lui la cintura. Bellissimo scontro. Mossa acrobatica che non ho ancora ben identificato. Non è una Senton Bomb neanche a pagarla oro. E Irish Whip è pronto a prendere Papa Shango. Papa Shango ribalta con una DDT sul povero Fantasio. E Papa Shango si mette a fare il ballo di Boogeyman. Attenzione, Irish Whip. E Papa Shango con un pugno. Papa Shango resta dietro. Colpo alla testa. E Fantasio finisce fuori dal ring, ma si rialza con ritrovata energia facendo una delle sue
è quasi magico il nostro fantasio, del resto i due è lo scontro fra maghi qui. E Fantasio ha fatto cadere fuori con un barbatrucco il nostro Papa Shango. Attenzione, ma i due spostano l'azione fuori dal ring. Gomitata atomica di nuovo alla Dusty Rhodes e Fantasio voleva usare gli scalini, ma poi ci ha ripensato. Serie di pugni di Papa Shango. E l'arbitro intanto sta contando, è arrivato al 3. E Papa Shango... choke bomb di Papa Shango su Fantasio. Eccola qua la choke bomb. Anche se vincendo così non prende la cintura, ma a Papa Shango poco importa. E attenzione, Fantasio ritorna nel ring e dà un bel calcio a Papa Shango. Irish Whip e Power Slam di Papa Shango, sì, di Fantasio su Papa Shango. Continua a confonderli, sono maghi tutti e due. E che cosa intende fare? Dropkick alla testa da parte di Fantasio, che ora ha sembra avere il controllo del match. Un'altra delle sue mirabolanti acrobazie che non ho ancora capito che cosa siano. E Papa Shango è in difficoltà. E attenzione, mossa di sottomissione alla gamba di Fantasio. E Fantasio è ancora in controllo del match, ma Papa Shango gli fa una mossa di sottomissione al braccio e poi un arm drag. Una gomitate alla schiena di nuovo. Papa Shango è veramente un mostro. E Papa Shango ha di nuovo il controllo del match e gira Fantasio a Russian Leg Sweep. Leg Sweep, scusate la mia sgrammaticatezza. E attenzione, Papa Shango vuole schienare Fantasio. 1, 2, 3. Il vincitore della Royal Rumble è diventato il nuovo campione del trash. Papa Shango ha sconfitto Fantasio in un match molto combattuto. Congratulazioni vivissime a Papa Shango, che a WrestleMania ha conquistato il suo titolo mondiale del trash. Non fate caso al fatto che in realtà sia il titolo hardcore, tanto quel titolo non era proprio granché, quindi. E Papa Shango esce da WrestleMania campione. È stata una lotta molto dura, ma alla fine ce l'ha fatta senza neanche una mossa finale, tra l'altro. Ma questo non ha nessuna importanza, perché l'importante è che Papa Shango, maledizione, continuo a sbagliarmi, si goda la sua vittoria.